Tutto tace ormai sotto questo cielo, è l'ora per me di lasciarvi. Ora si compirà la volontà del Padre sulla vita mia, che il cuore mio spezzerà per amore. Solo ancora un po' e non mi vedrete, ma ritornerò, non temete. Voi mai soli no, lo Spirito Consolatore vi darà la verità, Lui sarà vostra forza. Amore e verità, questo è il mio comandamento, amore e libertà. E da questo sapranno che siete voi miei fratelli. Amore più grande al mondo non c'è. Sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paure e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate.
Abba, Padre, tutto a te è possibile. Allontana da me questo calice, ma non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. E il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadono a terra. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, Simone, che fai? Dormi? Non sei riuscito a vegliare nemmeno un'ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne ancora è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Padre, se questo calice da me non può essere allontanato, che sia fatta la tua volontà. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure, riposatevi. Basta. Ecco il figlio dell'uomo che viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, 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 andiamo, andiamo. Colui che mi tradisce è vicino. Arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni mandati dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e dagli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: quello che bacerò è lui, arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Domandò di nuovo: chi cerca? Gesù, il Nazareno. Gli ho detto che sono io. Se dunque me che cercate, lasciate che questi altri vadano via. Va bene? E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: rimetti la spada nel fodero. Non sai che tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada? Pensi che io non possa pregare il Padre mio che mi manderebbe subito più di 12 legioni di angeli? Ma così, come si adempirebbero le scritture? Siete usciti come contro un brigante, con spade e bastoni per catturarmi. Eppure, sono stato tutti i giorni nel tempio ad insegnare. Perché non l'avete fatto?
Allora i soldati, con il comandante e le guardie dei giudei, catturarono Gesù, lo legarono e lo condussero dai sommi sacerdoti. Tutti lo abbandonarono e fuggirono. Ti scongiuro per il Dio vivente che ci dica se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Tu lo dici. Anzi, io vi dico che d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire dalle nubi del cielo. Troppo estremiato! Avete udito la bestemmia! Ecco! Ora, errore di morte! Così risponde al sommo sacerdote? Se ho parlato male, dimostrami dov'è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Pietro lo seguiva da lontano. Avevano acceso un fuoco in mezzo al cortile e si erano seduti attorno. Anche Pietro sedette in mezzo a loro. Una giovane serva lo vide seduto vicino al fuoco e guardandolo attentamente disse: «Anche costui era con lui!» «Non lo conosco!» «Sì, sì, anche tu sei uno di loro!» «Non lo conosco!» «In verità anche questi era con lui, infatti è Galileo!» «Non so quello che dice!» E in quell'istante, mentre ancora parlava, un gallo cantò. Allora il Signore si voltò e fissò lo sguardo su Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: «Prima che il gallo canti, oggi mi rinnegherai 3 volte». E uscito fuori, pianse amaramente. E a noi che importa? Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Cosa portate con questo uomo? Se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Noi abbiamo una legge e secondo la legge deve morire. Siamo in occasione della Pasqua. Io rimetto libertà per voi. Vi metto dunque in libertà il re dei giudei. O Barabba! Barabba! Non costui, ma Barabba!
mi parli, non sai col potere di metterti in libertà o di metterti in croce. Ancora un peccato più grande. Allora, cosa devo fare di quest'uomo? Crocifisso! Crocifisso! Ricordati, se liberi costui, non salito di Cesare. E chiunque si fa re, si mette contro Cesare. Ecco, il vostro re. Non avere a che fare con quel gusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata a casa tua. Mettiamo in croce il vostro re! Noi non abbiamo altro re che Cesare! Thank you.
C'era un uomo di nome Giuseppe, membro del Sinedrio, persona buona e giusta. Non aveva aderito alla decisione e all'operato degli altri. Egli era di Arimatea, una città dei Giudei, e aspettava il regno di Dio. Si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Lo calò dalla croce, lo avvolse nel lenzuolo e lo depose in una tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era stato ancora deposto. Era il giorno della parascene e già splendevano le luci del sabato. Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi per